In questo video vi mostreremo le immagini di un'antica chiesetta, facendovi fare così un bel salto nel passato. Antica chiesetta che contiene all'interno tre fantastiche opere. Ci parlerà di tutto questo, e appunto della chiesa, della Madonna della Bambina, la dottoressa Sapienza. Allora, ci troviamo in una piccola chiesetta rurale del territorio di Mascalucia. Anticamente questa era una zona che apparteneva all'antico casale di Monpileri e questa è la chiesa dedicata alla Madonna Bambina, cioè nell'altare principale viene raffigurata la nascita di Maria. C'è Sant'Anna con San Gioacchino che proprio viene riprodotto il momento in cui viene alzata al cielo la Madonna per essere messa sotto la protezione di Dio Onnipotente e della Trinità. Questa chiesa faceva parte delle sette chiese rurali che appartenevano a questo territorio. La lava del 1669 ha avuto pietà di questa chiesa, cioè l'ha rispettata. Ha rispettato due chiese, la chiesa della Misericordia e la chiesa della Bambina, perché la lava si è fermata a nord di questa chiesa. E questa chiesa ha continuato a essere meta di devozione proprio mariana di tutti, l'Interland catanese, anche per un altro evento, perché nel 1693 la Madonna dell'Aiuto o della Misericordia ha trasudato delle gocce di sudore proprio dalla fronte, proprio dei giorni prima del grandissimo evento catastrofico del terremoto del 1693. È quasi a preannunziare questo grande evento che stava per avvenire, e il territorio di Mascalucia si è, non dico salvato tutto, però non ha avuto tanti danni. Questo affresco riporta una cosa ancora più importante per questo territorio. Nel 1669 non esisteva la macchina fotografica e allora in questo affresco viene riprodotta l'antica Monpileri e si può vedere come questo casale era molto grande perché ha le case a doppia elevazione, a due elevazioni, e c'è una processione che va dal santuario di Monpileri a questa chiesetta. Il popolo è tutto vestito con le tuniche bianche, come si faceva per Sant'Agata, e si vede anche questa chiesetta come era in origine, aveva un'altra porta laterale che adesso è chiusa perché questa chiesa purtroppo per tanti anni è stata senza tetto e diciamo, ha avuto tante intemperie. Nonostante tutte le intemperie successe, gli affreschi si sono mantenuti. Abbiamo questi tre affreschi, quello centrale nell'altare con la Natività, la Madonna dell'Aiuto e del Soccorso e sopra la porta d'ingresso c'è la Madonna con Gesù Bambino in braccio. I muri sono tutti muri portanti, tutto in pietra lavica. E ha un'altra caratteristica questa chiesa, che c'era la casa per il sacerdote, c'è la stanza per il sacerdote. Il pavimento che si può vedere è quello originale, che se rivedremo nella grotta del ritrovamento della statua della Madonna delle Grazie a Monpileri, è quella della Misericordia. Queste sono le caratteristiche mattonelle in terracotta che venivano fatte proprio qua in zona. E la differenza di queste mattonelle è proprio la forma da esagonale, ottagonale e quadrata che si trova nei vari posti. La festa che si fa in questa chiesa si fa l'8 settembre, proprio la Natività di Maria, e viene fatta all'esterno perché la popolazione è così tanta che viene da ogni dove, sia a piedi che con i pullman, e quindi viene fatta fuori.
Mia nonna mi raccontava sempre che, e ancora continua a farlo, che tutte le mamme di Mascalucia portavano qui i bambini nati nell'anno in corso, che erano nati, per metterli sotto la protezione della Madonna. Infatti viene ancora fatta la benedizione dei bambini e delle mamme in attesa di bambini. Questa è una delle cose che si è mantenuta nei secoli. Ora i pellegrinaggi vengono fatti facilmente. All'epoca pensate che per venire qua si facevano trazziere solo in pietra lavica viva. E questa strada che viene per accedere a questa chiesa veniva chiamata anche Strazza Lazzi, perché essendo stretta, i carretti che portavano, diciamo, le bisacce strofinavano ai bordi dei muri di recinzione e venivano stracciati, quindi strazzalazzi. Che altro potervi dire di questa chiesa? È una chiesa che appassiona, fa innamorare chi viene per la prima volta, perché è in un contesto così semplice, così rurale e ancora in questo mondo dove c'è pieno di tecnologie, di palazzi alti, questo ancora è rimasto proprio una zona rurale come l'epoca. Si possono vedere anche rude di case antiche, se ci spingiamo più in là, proprio ormai derelitte, rotte, però non abbiamo più caseggiati alti come nei centri storici, quindi la cosa bella è questa caratteristica del posto rurale.